E quindi un giorno, avendo un problema con il freno della UAZ che si era bloccato, ero qui a Vodigovizze e ho trovato questo meccanico, questo autoservice. Ho detto, dai, facciamo un giro e vediamo. Quindi ho portato la macchina qua dentro e da lì ho sempre riportato la macchina da questo meccanico. Mi sembra, come dire, molto, molto rudimentale. Io lo chiamo il pirata, no? Il pirata della meccanica, perché ti sistema proprio tutto, poi conosce, sa, ha lavorato tantissimi anni per la Suzuki negli off-road. Ha un Toyota che se l'è fatto lui, ha una Nissan qua di fianco. Oh, guarda la mia UAZ! Meno male non perde olio. Sono 2 mesi oramai che stiamo qua ad aspettare questo pezzo che arrivi. È incredibile. Se ne potrebbe fare un altro, però è un casino, insomma. Il tipo deve accendere la macchina, fare apposito questo pezzo del gear, e quindi niente, ce l'ho qua parcheggiata da oramai 2 mesi. Ecco, è arrivato il meccanico con la sua seconda macchina. Lui è appassionato di motocross. Gli ho appena fatto arrivare un Gilera dall'Italia, che ha sistemato e dato al figlio, è regalato al figlio. E niente, che dire, siamo qua in attesa ad aspettare questo pezzo che arrivi dalla Russia. Apparentemente ora questo pezzo dovrebbe arrivare insieme a delle altre auto della UAZ. Non sono l'unico ad aspettare questo pezzo, insieme a me ci sono altri personaggi che hanno una UAZ 469. Qui abbiamo ancora il sunroof che ancora deve essere montato, è inutile portare dentro la macchina. Montare quello e dopo portarla fuori, insomma, una volta che abbiamo il pezzo, facciamo tutto quanto insieme ed that's it. Mi diceva il pirata qua della meccanica che le ridotte sono montate un po' particolari, non tanto per il gearbox che contiene appunto gli ingranaggi che sono sia obliqui che in orizzontale, cioè le lamelle, le lame che si incontrano, che però ve le faccio vedere dopo, ma anche proprio per il montaggio delle ridotte, cioè sono montate sia nella cabina, cioè incontrano la cabina ed incontrano anche la scocca di sotto. Questo che cosa vuol dire? Qui ho ripreso la Nissan perché da lì abbiamo preso il gearbox. Bene, questo che cosa vuol dire? Che praticamente la macchina, quando fa una salita, quando fa uno sforzo con le ridotte inserite, sposta anche come si chiama? Sposta anche la scocca. Nel senso che spostando la scocca, ecco, qui siamo nel gearbox delle ridotte della Nissan. No, ecco, vediamo come sono il gearbox della Nissan. Vediamo che sono tutte quante oblique, capito? Sono tutte quante oblique. Sia uno che le altre sono tutte oblique, no? Al contrario, invece, tutte oblique, tutte lavorano uniformemente. Mentre invece, adesso richiudiamo qua il cover del gearbox e andiamo a vedere quello della UAZ. Ecco, guardiamo questo qua della UAZ e vediamo che appunto sono orizzontali, ok? Mentre invece queste sono oblique. Quindi che cosa succede? Che si incontrano. Adesso manca un altro pezzo che è quello dentro il gearbox, ok? Queste si incontrano tutte insieme, quelle orizzontali con quelle orizzontali, però per dire che non c'è un lavoro, come dire, uniforme. La macchina giapponese ha un lavoro
come dire, omogeneo, perché tutte quante lavorano nella stessa obliquità, diciamo. Però ecco, dopo voglio far vedere il disegno, anche se comunque preferirei poi, una volta che smontiamo, vi faccio vedere attraverso un video come il gearbox è sistemato, cioè come le marce, come le ridotte sono attaccate anche alla scocca. E questo praticamente gli dà, come dire, una trazione, una frizione, uno sforzo. E che nello spostare il mezzo causa il granaggio. Mi ripeto in quanto appena detto. Mi diceva qui il mio meccanico di fiducia che le ridotte, e questo è probabile la causa del problema dello sgranamento, è che sono attaccate. Sono attaccate dal corpo della macchina. Così come nella scocca. Quindi cosa succede? Che quando si mettono le ridotte, la macchina ha una spinta che grava sul meccanismo, che grava sul gearbox, ed è per questo che le marce vengono sgranate. Per questo appunto vi devo far vedere un disegno. L'officina, come vedete, è molto ben organizzata. Organizzatissima. Ok, va bene, questo è più o meno il disegno dove c'è appunto il gear che entra praticamente all'interno della scocca di sotto, cioè ha due contatti, di cui uno appunto è quello che porta ad avere il problema. Però per questo vi voglio poi far vedere con il video, una volta che la portiamo qua dentro. Ve la faccio vedere con il video, perché così è un po' difficile anche per me raccontarla. Ok, ciao Stellina, ci vediamo prossimamente. Speriamo che. Ciao, I love you, I love you. Ci vediamo prossimamente. Speriamo che. Ah, the wheels? Ta oponeo? No? Oppone, oppone, le oppone sono le ruote. Time. 2 kg, 20 slotti. 20 slotti, 4 euro. Ciao Bughi. Come va? È incredibile, sente la macchina e arriva. Eh? Ciao Bughi, my friend. Ho comprato le crocchine nuove, speriamo che gli piacciono, perché qui non si sa mai. Vai Stella, vai. Vai. Ecco, praticamente mi si è rotto il filo della frizione, no? Proprio strappato della Vespa, che adesso è lì, no? Mi si è strappato proprio. Di brutto, no? Questa è la parte estrema, cioè l'altra parte praticamente ho perso anche il dadino che andava lì, l'aggancio, no? Anche la Vespa, mannaggia la miseria. In compenso ho comprato lo sdraio. E il rosmarino cresce e anche il timo, devo dire che sono molto contento anche del timo. Sono andato per cambiare gli stivali perché questo è un 45, ma era un po' grande. Allora sono andato per me prendere il numero 44 e sono tornato col 45. Che carriera. Lino, piacciono le crocchette. Siamo a posto.